Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: scoop pazzesco per Michelle Hunziker che ci riprova, preannunciando così il tanto atteso ritorno di Fiamma. Giorni di grande felicità per la showgirl svizzera, in procinto di diventare nonna. A tal riguardo, ultimamente, si sono ravvisati momenti piacevoli con i futuri suoceri, per non parlare del baby shower, organizzato dalla carissima amica di famiglia, Sara Daniele, in cui si è rivelato il sesso del nascituro, ovvero un bel maschietto. Grande commozione, da parte di tutti, in primis i futuri genitori Aurora e Goffredo, ma anche la stessa Michelle, immortalata a tradimento tra le lacrime. A questa grande gioia, si aggiunga un'altra legittima ragione che motivi lo sguardo così radioso della conduttrice, in questi ultimi giorni. Michelle Hunziker ci riprova. Si è assistito a un grande riavvicinamento con il suo ex Eros Ramazzotti. Anche quest'ultimo, raggiante, non vede l'ora di abbracciare il suo nipotino. Nonostante il lieto evento, i due non si sono mai allontanati del tutto, mantenendo sempre un forte legame di affetto, amicizia e stima reciproca. Basti ricordare quel magico momento all'Arena di Verona, durante il concerto dell'artista che le ha dedicato una canzone, stringendola forte a sé. Qualcosa bolle in pentola? Sicuramente si vogliono ancora bene, ma lei è pronta ad accogliere nella sua vita un'altra persona, a cui i fan avevano ormai perso ogni speranza. Un ritorno inaspettato che ha lasciato tutti sorprendentemente meravigliati. Ecco di chi si tratta. Il ritorno di Fiamma tanto atteso. Il settimanale chi ha paparazzato Tommaso Trussardi sulla soglia di casa della splendida Michelle, dopo aver trascorso la notte insieme. Una clamorosa notizia, dopo molteplici dichiarazioni, a seguito della loro rottura e il flirt estivo della medesima con Giovanni Angiolini, ormai già concluso e non particolarmente gradito dal suo ex che, anche dal canto suo, si è lasciato immortalare, da diva e donna, con Rubana Bashir, presunta liaison. Aria di ricongiungimento dunque, dopo che il rampollo della Maison ha ceduto il marchio di famiglia perché venga ricollocato nella fascia medio-alta della moda, come spiega Tcom24. Un'esclusiva da lasciare a bocca aperta, vista l'ufficialità con cui finora hanno sempre rilasciato le loro asserzioni, concesse a svariate interviste. Ad esempio, si ricordi la chiacchierata di lei a Verissimo, da Silvia Toffanin. Alla domanda di come stesse gestendo quei dolorosi momenti, ha affermato giusto quanto non fosse facile, ma, salvo il bello. 10 anni comunque bellissimi con due figlie stupende, e questo è da salvare. Io voglio bene a Tommaso e gli vorrò sempre bene. D'altronde il desiderio di una riconciliazione, anche solo per le loro bambine, è sempre stato molto forte da parte di entrambi, e lo stesso chi ha specificato, poco tempo fa, quanta volontà ci fosse nel trovare punti di equilibrio insieme. Adesso, si è in attesa di qualche comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati che perciò confermino o meno questo attesissimo ritorno di Fiamma. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.